Con il primo concorrente, vedete qui una tastiera o in gergo pianola, c'è chi la chiama pianola, questa è una tastiera, quindi allora il primo concorrente è Giuseppe Lucia. Signor Giuseppe, buonasera. Allora, cosa ci suonerà? Suonerà e canterà secondo me? Sicuramente? Sì, una canzone che l'ho scritta io. Una canzone che ha scritto lui, quindi allora abbiamo qui un cantautore. Sì, mi ha ispirato magari il mese di settembre, ottobre, che c'era la vendemmia, e ho scritto una canzone sulla vendemmia, che c'è una ragazza che la porta in campagna a raccogliere l'uva e fare questo questa roba qua. Siamo curiosi di ascoltare, quindi lei da quanto tempo scrive canzoni? Ma io sono 3 o 4 anni, 5, questa qua, non mi ricordo preciso, comunque sono oltre 100 canzoni che ho scritto. Ha scritto 100 canzoni, quindi in 4 anni non è poco scrivere 100 canzoni. Ma io scrivo sempre continuatamente, magari adesso mi sono fermato un po', ma se no una canzone sono capace di scrivere pure un giorno. Non è che... Perfetto, allora cosa? Il titolo di questa canzone sarà? Settembre e ottobre, la vendemmia. Tra parentesi, settembre e ottobre, quindi era indeciso perché di solito pure ottobre, settembre e ottobre già si inizia, giustamente. Allora, io lo presento di nuovo, Giuseppe Lucia, che suonerà. Come? In arte Zipep, ok? Va bene così con l'accento Zipep? Zipep, va bene? Perfetto, allora Zipep ci canta e suona settembre e ottobre, tra parentesi, la vendemmia. Sì, ah, sì. La mano del cuore.
fantasma a picchiare l'uva. Lucia, il maestro. Allora, noi per tempi tecnici abbiamo dovuto tagliare la canzone, perché è un brano che durava 15 minuti, ma per tempi tecnici abbiamo dovuto tagliare. Abbiamo già visto la scorsa puntata il grande, l'editore Giovanni De Grazia, poi vediamo se qui un attimo riesco a girare il foglio. Abbiamo con noi ancora Regina Dalmaschio, allora l'avvocato Andrea Parisi, che l'avete visto come giurato anche nella prima e seconda puntata, nelle scorse puntate, Andrea Masi sulla mia sinistra, la signora Rosa Catroppa, e poi il presidente di giuria questa sera è il signore Agostino Palmieri, a cui do il microfono. Il presidente deve dire sempre qualcosina, lei poi spetta la parola. Grazie, ma c'era Giovanni che mi volevi... Noi siamo con lo stesso vestito della settimana scorsa. No, volevo dire che noi con Regina abbiamo dormito qua per 8 giorni e non ci siamo mai cambiati. No, volevo dire questo, perché a casa diceva che non si cambiano mai. Non ci laviamo da 8 giorni. Giovanni ha puntualizzato, allora a questo punto mi ci metto pure io, Giovanni. Comunque è un piacere. Sì, la doccia sì, dai. È un piacere ritornare qui in questo locale, in questa location particolare, con tanta bella gente allegra e con dei concorrenti veramente all'altezza dello spirito della trasmissione, dello spirito della puntata. Grazie all'organizzazione, a Nadia che ci ha voluto ancora con lei a presiedere questa manifestazione, sperando che il pubblico da casa e il pubblico qui presente si diverta come ci stiamo divertendo noi. Passo la parola a Luca. Ecco Giovanni. Volevo ringraziare Nadia perché ha pensato bene a metterci un avvocato vicino, perché dopo l'esibizione qualche cantante ci chiamerà i danni. Però caro avvocato Parisi, le raccomando, ci difenda bene. Gina, c'è lo sponsor che l'avesse, che è Fruscio, che si trova in corso Giovanni Nicotera. A me mi vestono i cinesi che sono nella mezza terma, cioè ve lo dico perché insomma gli sponsor sono i cinesi. Vabbè. Andiamo avanti, ciao, come ti chiami? Vieni qua.
Si è impaurita. Allora, andiamo avanti con il secondo concorrente. Allora, qui c'è un concorrente. Io vedo lì in fondo che mi somiglia a qualcuno, però non riesco a capire chi. Il signor Franco Cianflone. Eccolo qui. Ha già i suoi fan, i fans. Ah, si chiama Renato. Allora, il signor Franco Cianflone, in arte Renato Zero, non ci somiglia? Sì che ci somiglia. Eh sì, è certo. Allora, cosa ci canta Renato? Il cielo. Il cielo. Allora, Renato Zero, in arte Franco Cianflone, ci canta il cielo. Grandi! Guarda, guarda in alto. È tutto scritto nel cielo. Guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non ne si convincerà. E non è solo una macchia sperata. Tempo ascolti Renato Zero? 43 anni. Cioè, da quando sei nato, insomma?
da quando avevo dalla prima volta che ho fatto il primo album, diciamo così. Quindi stiamo parlando dei primi anni 70? Sì, sì. Benissimo, come mai questa idea di imitare Renato Zero? Perché Renato non fa musica, Renato fa poesia, fa melodia. Renato è l'unico grande, avvicinatevi a Renato, mi fa vivere meglio Renato. Ha ragione, allora io dopo questo... queste bellissime esibizioni farei un grosso applauso, ma grosso lì in fondo, fatevi sentire, perché non è facile quello che sta facendo Franco. Bravissimo, complimenti, ci vediamo dopo. Ciao Franco. Ciao Renato. Allora Andrea, cosa ne pensi di questa esibizione sia di Franco e della precedente? Tu che sei stato già presente come giurato alle scorse due puntate. Bravissimi tutti e due, saremo sicuramente in difficoltà. Sono d'accordo. Quindi chi pensi fra i due, chi pensi la spunti di più? Penso Renato. Lui è un consorcino secondo me. Allora signora Rosa, lei invece cosa ne pensa? La stessa cosa penso. Sarà che lei è... molto difficile, ancora deve sentire, dobbiamo ascoltare il terzo concorrente che è quasi pronto. Allora, infatti la volta scorsa, le prime due puntate, la prima puntata ci siamo divertiti tantissimo. Io ero ospite, come io ho suonato ed ero anche in giuria, mi sono divertito tanto. Quindi è un'attrice, mi dicono. Sì, allora, quando ha partecipato ha cantato un brano di... Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. E invece questa sera come ospite ci canterai? Ma che freddo fa di nada. Allora vi presento Agata Papaleo che canta Ma che freddo fa. Yeah.
Grazie tantissimo. Grazie mille, grazie mille. Grazie tante, grazie mille. Agata, sei stata bravissima! Proprio bravissima! Complimenti! Grazie infinite! Grazie infinite, grazie mille alla locanda e a tutto lo staff di Television. Grazie mille Agata! Grazie mille! Allora Luana, vogliamo sentire qualcuno del pubblico, qualcuno degli ospiti qui? Allora Marco, si chiama Marco e lavora qui! Ed ha un talento, è anche lui un talento. Che tipo di talento è? È qua, qua in Marco. Cucina, allora in cucina. Lo vogliamo. È in cucina, Marco. Si è andato a nascondere. Lui riesce a dire qualsiasi parola al contrario. Allora, un applauso per Marco! Un applauso. Marco! Allora, ciao Marco! Ciao! Giusto, allora, qualcuno di voi, allora intanto gli facciamo dire qualcosa, tipo locanda del Monaco, come si dice al contrario, Marco? O che non me l'è da una cosa. Ragazzi, è arabo, wow. È arabo. Perché qui hanno un talento questi della locanda del Monaco, un talento, hanno un talento veramente. Oltre ecco, a cucinare dicono, benissimo. Mi dicono Giovanni De Grazia al contrario, come si dice? Al sergente di Novoica. Che non ha capito Giovanni De Grazia, puoi gridare? Al sergente di Novoica. Al sergente di Novoica, questo è il suo nome, nuovo nome. Ok? Come? Dalla Russia con amore. Ecco, dall'Arabia con amore, dall'Africa direttamente. Un applauso di nuovo a Marco! Grazie. Grandissimo! Allora, Luana. E qual è fino adesso il concorrente che ti è piaciuto di più? Renato, sì. Con chi sei venuta qui? Mio marito e mio figlio e poi siamo con i compari. Avete mangiato bene? Sì, sì, tutto ottimo, anche perché non sono di qua, quindi. E di dove sei? Sono Longobardi, vicino a Mantea. Sì, conosco. E hai qualche talento? No. Neanche cantare sotto la doccia? Beh sì, con un figlio piccolo ho dimenticato tutte le canzoni, quindi forse quello dei cartoni. Sono belle le canzoni. Grazie. Rosaria, lei ha qualche talento? No, nessuno, c'è mio marito che canta. Allora chiediamo a lui, sua moglie ha qualche talento in particolare? Io. Non lo so, chiedilo a lei. Un complimento però ci starebbe. Però ha un viso conosciuto, mi sembra di averla già vista qualche karaoke sempre qui alla locanda, o sbaglio? Sicuramente sì. E che cosa ha cantato? Eh? Che cosa ha cantato? Che ho cantato? Gianni Morandi. Va bene, grazie, buona serata. Benissimo, abbiamo un pubblico. Dopo questo andiamo avanti con l'ultimo concorrente che è pronto lì in fondo alla sala. Si è già riscaldato, l'ugola, ha fatto un po' di gargarismi. Il signor Giuseppe Gigliotti! Arriva con un po' di fan. Buonasera Giuseppe, benvenuto alla locanda. Grazie, buonasera a tutti. Cosa ci canterà? Ovviamente tu da dove arrivi? Qua da Lamezia. Da Lamezia, quindi qua nelle vicinanze, perfettissimo. Allora, cosa ci canterai questa sera? L'Istrione, un pezzo non facile. Come mai la scelta di questa canzone? Perché è un pezzo che mi piace tantissimo. Mi dicono è un pezzo di Aznavour, che non è semplice, quindi è un pezzo, è un cantante che piace. Speriamo. Io sono un istrione, alla genialità, è nato insieme a me. Nel teatro che vuoi,
come un altro cadrà, io mi sulcasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tremore tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso scuro, ogni età e come dico, e la commedia brillerà, del fuoco sacro acceso in me, e quale pianto e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me, ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sivario sale, paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi, se in replica in città è un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola, e la vita è per me. Se mi date un teatro, è un ruolo detto a me, il genio si vedrà. Furore e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, sono un vero istrione, è grande come me, e io ne sono fiero. Grazie, grazie. Bravissimo, bravissimo Giuseppe Gigliotti. Allora, Giuseppe, emozionato, perché cantare un pezzo del genere dà emozione. Vabbè, un po' davanti alla televisione, un pochino, cioè. Ovviamente stare davanti a una telecamera non è facile, non è semplice, eh? È la prima volta innanzitutto poi. E quindi è la prima volta, quindi dobbiamo prendere un po' l'abitudine, partecipare un po' di più in televisione. Vabbè, si può fare. Allora, questa è la prima volta, io ti auguro di essere presente in tante altre trasmissioni e fare successo, Giuseppe. Ci vediamo dopo. A dopo, ciao Giuseppe. Allora, io volevo qui la giuria intanto
visto che era l'ultimo concorrente e sta intanto preparando il risultato finale. Intanto io volevo qui sapere dal nostro avvocato Andrea Parisi, che già è stato presente come giurato nelle scorse puntate, cosa ne pensa invece di questi concorrenti che ha visto questa sera? Penso che questa bellissima iniziativa stia crescendo, perché questa sera, oltre ad aver avuto dei bravi interpreti, abbiamo anche dato spazio al menestrello calabrese, il nostro primo concorrente. Concorrenti tutti molto coraggiosi, anche perché, e tu forse me lo confermerai maestro, sono tutti concorrenti che cantano le loro canzoni nella tonalità originale, e ci vuole fegato per fare questo, per cui un bravo ai concorrenti anche da questo punto di vista. Infatti è giustissimo, io concordo con l'avvocato Parisi, perché non tutti i brani, magari cantando nel karaoke giustamente uno abbassa la tonalità, invece no, questa sera hanno cantato tutto in tonalità originale, ed è da fare un applauso da parte vostra, da parte del pubblico a tutti i concorrenti. Allora, intanto che la giuria prepara il referto finale, il televoto, mi dice Giovanni da casa, un attimo che... Gli sponsor di questa sera, quindi li ricordiamo, sono stati l'auto Fiat di Pino Salvatore in via Arturo Perugini alla Lamezia Terme, la pasticceria, gelateria, caffetteria, servizio catering di Piero Volpe in corso Eroi di Sapri alla Lamezia Terme San Biase, i tesori in tavola di Cardamone Giacomo Eugenio in via Pirillo a Soveria Mannelli, benessere corpo e capelli di Andrea e Francesca in via Dolorata 1 a Pianopoli. Ok? Grazie Lello. Allora, mi arrivano voci che anche Giovanni è un cantante, gli piace cantare. Telecamera, avvicinati nel suo mestiere, e lo conosciamo, però non conosciamo Giovanni cantante. Mi arrivano delle voci, uccellini, che dicono Giovanni De Grazia canta bene bene Gianni Morandi. Quindi lo vogliamo sentire Giovanni De Grazia che canta? Allora, ma nessuno. Qua siamo, ci divertiamo, in piedi Giovanni. Un applauso a Giovanni De Grazia, un altro coraggioso. Allora. Come me ha sofferto, amava i Beatles e Rolling Stone, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé, cantava Help e Kick It To Right, Oh The Yes Is Yours To Pay, cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, un'unica mano in America, c'era un ragazzo che come me aveva il dito se non li sto, girava il mondo, veniva da a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non manda più, non suona la chitarra, uno strumento che sempre dà la stessa nota, ta 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 ta. Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con il Tom Tom, stop con il Beatles.
io te. Un successone! Complimenti! Allora aveva ragione qualcuno che ha detto Gianni De Grazia canta bene, Gianni Morandi. Allora, una volta, siccome io ho lavorato 5 anni con Gianni Morandi, perché seguivo la nazionale cantante, il fotografo ufficiale, per lei, ho girato veramente tutta l'Europa. E ho cantato questa canzone in autobus mentre andavamo a Viareggio, c'era Gianni Morandi, Umberto Tori. Mi hanno sbattuto fuori dall'autobus. A piedi, mi hanno detto, a piedi. Giusto per scherzare, dai. Vuol dire che è rimasta impressa questa esibizione in autobus, in pullman. Vuol dire che ha fatto centro, ha fatto colpo, è andata bene. A parte quel giorno che ti hanno lasciato a piedi. No, mi hanno cacciato fuori proprio dall'autobus, insomma. Come è nata la canzone, si può dare di più, nacque sul pullman mentre andavamo a Genova. Umberto Tozzo di Gianni Morandi fece il pezzo che vinse Sanremo e la copertina del disco Si può dare di più l'ho fatta io, cioè la foto, in una foto sbagliata a Bologna, figurati. Perciò nel mio piccolo ho vinto anche il Festival di Sanremo. Ecco, queste erano cosine, cosette che non sapevamo di Giovanni, complimenti. Allora, qui abbiamo la classifica e io cedo il microfono piano piano perché adesso facciamo un po' rabbrividire un po' tutti. Prego. Beh, diciamo che questo è un felice compito e un ingrato compito, però come si diceva nell'altra puntata c'è una classifica, c'è un vincitore e ci sono quelli che purtroppo non vincono, diciamo così. Allora, li chiamiamo qua vicino oppure li facciamo avvicinare tutte e tre? Allora, chiamiamo il signor Giuseppe Gigliotti, Giuseppe Lucia e Franco Cianflone. Ecco, diciamo che è stata una classifica cortissima, nel senso che chi ha vinto per pochissimi punti, per cui tutti e tre sono stati molto bravi nelle esibizioni, nel far divertire il pubblico e darci questa bella esperienza. Io devo dare la classifica, purtroppo è al terzo posto, si è classificato il signor Giuseppe Lucia, al terzo posto. È stata una bella esibizione, molto... Per il, sì, perché sapendo il secondo poi sapremo anche il primo. Allora diciamo il primo direttamente. Diciamo il primo direttamente. Allora per uno scarto brevissimo si aggiudica questa puntata, questa serata, Franco Cianflone in arte Renato Zero, secondo classificato Giuseppe Gigliotti con il brano L'Istrione di Aznavour. Complimenti, e passo il microfono a Luca che farà le dovute conclusioni. Allora, perché tutti e tre sono stati, avevano un talento diverso, chi ha cantato e ha imitato, chi ha eseguito un brano sia scritto e cantato da lui direttamente, il nostro maestro Gigliotti, il Lucia, entrambi sono stati bravissimi, però ha vinto chi? Ha vinto il nostro Renato Zero, gli farei un grosso applauso. Qualcuno a sorpresa dal pubblico che... qualcuno che è coraggioso, qualche coraggiosissimo che ci verrà a cantare una canzone. Tanto abbiamo Lello che è velocissimo, trova subito la base, quindi fatti un giretto, vedi tu. Certo. Ok? L'ultima volta è stato... Forza Luana. Il microfono. Ok, vediamo chi tra il pubblico può avere questo coraggio. Allora, lei come si chiama? Antonello. Le piace cantare? Abbastanza. E qual è il suo cantante preferito?
Sono tantissimi, comunque preferisco i Pooh e anche la musica moderna. Ma le andrebbe di venire qui a cantare per tutti noi? Si può provare. E che cosa ci vuole far sentire? Una canzone abbastanza divertente di Alvaro Soler, Sofia. Prego allora. Prego. Sueña cuando era pequeño sin preocupación. Ya no te creo, ya no te deseo. Leo. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sin ti me Sofía. Cómo te mira, dime cómo te mira. Se que no, se que solo, se que no sai yo 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 y mira Sofía. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. Te creo, ya no te deseo, yo solo te deseo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira Sofía, cómo te mira, dime cómo mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya soy yo, yo, yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. Grazie! Bravissimo! Complimenti, 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 complimenti ancora! Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che sano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò ad agio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei. Quello che vorrei vivere in te. Musica sei! Adagio! Grazie, grazie. Virgilia, bravissima, abbiamo concluso in bellezza questa puntata qui alla Locanda del Monaco, del Monaco, delle Talent La Corridas. Ci vediamo!